È reduce dalla recente vittoria del Golden Globe per la migliore canzone originale per Io Sì, nata dalla collaborazione con Diane Warren, ed è la prima donna nella storia della musica italiana nominata agli Academy Award per la stessa canzone. Ora Laura Pausini si prepara per il debutto su Amazon Prime Video nel 2022 con un film le cui riprese sono appena iniziate, nato da una sua idea e scritto e diretto da Ivan Cotroneo. Al centro della pellicola la pop star romagnola in tutto il mondo, pronta a mostrare dei suoi lati mai svelati al pubblico. Pedro Almodóvar torna alla Mostra del Cinema di Venezia dopo il Leone d'Oro alla carriera e la presentazione di The Human Voice con Madres Paralelas sul tema della maternità. La pellicola apre il concorso della 78esima edizione in programma dall'1 all'11 settembre al Lido. Il film è interpretato da Penelope Cruz, Milena Smith, Israel Elajalde, Aitana Sanchez e Gijón e con la partecipazione di Julieta Serrano e Rossi De Palma. Madres Paralelas, prodotto da El Deseo, sarà distribuito in Italia da Warner Bros. Pictures. Dal creatore di Hamilton, Lin-Manuel Miranda, e dal regista di Crazy Rich, John M. Chu, arriva una storia travolgente ambientata a Washington Heights, un quartiere di New York, dove le strade sono piene di musica e balli e i sogni più piccoli diventano grandi, come quelli di Usnavi, interpretato da Anthony Ramos, che desidera ritornare nella Repubblica Dominicana dove è cresciuto. Il 22 luglio arriva sul grande schermo con Warner Bros. Pictures Sognando a New York, l'adattamento cinematografico del pluripremiato musical di Broadway di Miranda. La pellicola è un inno alla voglia di vita e alla passione che abbattono qualsiasi difficoltà. Il mondo del calcio è fatto di emozioni e di miti, ma anche di predatori che spremono giovani talenti non curandosi della loro salute mentale. Lo scopo è uno: addestrarli per fare soldi, e non importa se le loro aspettative troppo alte potrebbero schiacciare l'atleta. Di questo ne parla Ronnie Sandal, sceneggiatore di Bob McEnroe in Tigers. Il film, dal 22 luglio al cinema con Adler Entertainment, è tratto dall'autobiografia Nell'ombra di San Siro di Martin Bengtsson, il prodigio svedese del calcio che a 16 anni è stato comprato dall'Inter. Lo scrittore racconta come il suo sogno, mentre giocava nella primavera nero-azzurra, si sia trasformato in un incubo, una profonda depressione che lo ha portato ad abbandonare il pallone. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.